Dedichiamo questi giorni anche in procinto della Quaresima, che cominceremo mercoledì, a meditare sulla grazia di ieri. Il Vangelo di Matteo ci ha detto: amate anche i vostri nemici, così sarete figli del Padre vostro che è nei cieli. Ecco, questo grande comando di Gesù ci apre una strada nuova nel reagire al male. E la strada nuova è proprio quella di poter vincere il male con la forza di Dio. Senza Gesù questo non sarebbe possibile, perché il male che noi riceviamo è capace di suscitare in noi non solo una ferita, un dolore, ma anche un istinto di vendetta, di giustizia umana, che è anche una forma di vendetta. Quindi il male ha il potere in sé di estrarre il male dal nostro cuore, di trascinarci verso il male. Ora, su questa condizione umana così anche pericolosa e negativa, interviene il Signore con la sua grazia, con la potenza del suo spirito, interviene. Gesù ci dà uno spirito di pace e anche una luce per capire il senso della sofferenza della nostra vita, che spegne questo bisogno di vendetta e ci rende simili a Lui, che pure è stato tanto oppresso dal male fino a essere condannato a morte ingiustamente e di morire. E però non finisce là, perché Gesù è veramente risorto, è entrato in una vita piena e può dare anche a noi questo spirito di resurrezione. Allora la conversione in questa materia anche comincia, diciamo così, dagli occhi, dalla mente, dal modo di vedere le cose. E Gesù ci svela un modo più profondo di vedere e ci dice: non aver paura del male che hai subito, perché io ti sono vicino affinché questo male non schiacci del tutto la tua vita, ma diventi anche un'occasione per sperimentare la potenza del mio amore. Ecco, noi ascoltiamo questa parola con gioia, quasi con difficoltà a crederci, e ci fidiamo di questa parola di Gesù e gli diciamo: grazie Signore che mi apri una strada nuova per reagire a quelli che mi hanno fatto del male con la forza del tuo amore e mantenere il mio cuore libero e puro dal male. E ho ascoltato qualche giorno fa dal cardinale di Manila una testimonianza circa un altro cardinale, Van Thuan, che è stato tanti anni nelle carceri comuniste, nel regime di segregazione, con tante cose brutte, e lui ha sempre mantenuto, non solo è riuscito a dire la messa con una goccia di vino sulle mani, ma ha anche sempre trattato bene i suoi carcerieri, alcuni dei quali poi si sono convertiti. E quando è uscito dal carcere, i giornalisti l'assediavano con tante domande sul regime comunista, lui non ha voluto rispondere a nessuna di queste domande e non ha detto nessuna parola, né contro il regime comunista né contro i suoi carcerieri. E ha dato questa splendida testimonianza proprio di essere rimasto sempre nell'amore e nella pace verso tutti. Ecco, il Signore aiuterà anche noi di andare avanti in questo. Forse non abbiamo, come io stesso, persone proprio che nemici che ci odiano, persecutori in modo evidente, però credo che tutti abbiamo qualche persona che non ci ha fatto del bene, ci ha fatto del male e che soprattutto ci viene difficili da amare, soprattutto spesso anche tra i nostri parenti, quelli vicini. Ecco, prendiamo occasione di queste persone difficili per noi per
mettere in pratica questa parola di Gesù, allenarci ad amarli di più, pregare per loro, se possiamo fare un bene lo facciamo, teniamo la memoria libera e pulita dai ricordi negativi e così andiamo avanti più liberi e diventiamo figli di Dio, così, cioè lo spirito dei figli di Dio crescerà in noi. Per questo vi benedico, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.